In questi 3 giorni abbiamo parlato anche di come Sardex si è replicata su altri territori, su come abbia coinvolto altri territori nello stesso progetto che abbiamo sviluppato in Sardegna. Ormai sono 10 territori che ospitano circuiti di credito commerciale, circuiti che stanno crescendo e stanno coinvolgendo le imprese sul territorio. I professionisti, le persone che con noi trasmettono il messaggio di un circuito di credito sul territorio, nel nostro progetto si chiamano Community Trade Advisor. CTA in un acronimo, noi più semplicemente li chiamiamo costruttori di comunità, perché effettivamente sono dei professionisti che portano le strette di mano di Sardex e delle imprese che fanno parte dei circuiti di credito sul territorio, incontrando nuove imprese, nuovi imprenditori che hanno voglia, che condividono il messaggio, che condividono la visione del circuito sul territorio. Questi CTA sono delle figure cardine, sono fondamentali nello sviluppo dei circuiti, nell'incontro dei territori. E si tratta di figure professionali che in verità non esistono nel mercato del lavoro, diciamo così, perché noi stiamo facendo una cosa che è insolita, non è consueta, e anche le professionalità che si sviluppano all'interno di un circuito di credito commerciale non si trovano nel mercato del lavoro, diciamo così, nella professionalità. Sono un mix di varie competenze, e in particolare i CTA sono dei professionisti, sono dei liberi professionisti che hanno molta competenza nel mondo dell'impresa, che conoscono le aziende da dentro, che quando incontrano l'imprenditore riescono a capire quali sono le sue necessità, i suoi bisogni e qual è il suo potenziale che può esprimere all'interno del circuito. Per cui sono soggetti che hanno già dimestichezza con la consulenza aziendale, che entrano in azienda, magari per esempio ci sono già entrati, hanno già relazioni con le imprese del territorio perché magari si occupano di qualità, di sicurezza, di IT, o già operano nel mondo della finanza agevolata, per esempio, o dei bandi di finanziamento. Sono soggetti che già incontrano gli imprenditori per dare loro una risposta a quelle che sono le loro richieste, le loro necessità anche di crescita, di sviluppo e di una visione nuova del modo di fare impresa. Sono, come ti dicevo, sono delle figure cardine e tutti i circuiti, crescendo, sviluppandosi, stanno ampliando i loro team di CTA e quindi incontrano sul territorio, oltre che imprese, anche figure professionali che in questo modo danno risposta ai bisogni di crescita, di sviluppo del circuito stesso. Per cui io approfitto in qualche modo di questo incontro per lanciare questo messaggio, no? Per incontrare anche attraverso Mizas questi professionisti che condividono la nostra visione, che hanno voglia insieme a noi di costruire questo progetto di cambiamento, in qualche modo di far sì che quegli scambi economici diventino per davvero una stretta di mano, tantissime strette di mano. I nostri CTA sono i primi che attraverso i circuiti, attraverso loro, portano le loro strette di mano sui territori con gli imprenditori.